Tutti. Un po' il nome del comitato. Il vento è buono perché fa vivere gli animali, gli insetti, il polline, quindi va bene il vento, porta bene. Bello vedere tutta questa partecipazione perché è evidente che si tratta di un tema sentito e ormai da mesi, no? Che cerchiamo di far ascoltare anche la nostra voce come comitato Pro Spiaggia, in un confronto costante e continuo anche con ognuno di quelli che in un certo senso si è voluto interessare dei lavori del lungomare, perché mi sembra un aspetto significativo, no? Per il nostro paese. Caulonia vive prevalentemente di questo. È impensabile che in 540 giorni di tempo di cronoprogramma per fine lavori, mentre in modo furbo e oculato Roccella e Gioiosa iniziano a settembre, Caulonia, non si sa per quale motivo e su proposta di chi, decide di iniziare in primavera. I lavori sono pubblici perché riguardano le persone che poi che usufruiranno di questi lavori, quindi devono tener conto anche dell'interesse pubblico, non solo di chi svolge i lavori. Quando fu presentato la prima volta il progetto, dissi che secondo me non lo conoscevo ancora bene, avevo studiato un po', insomma, le tavole di progetto, però non mi era addentrata bene in tutti voi i risvolti, quote, non quote, di cui è ovvio non si può parlare in questo momento, in questa sede. Dissi ai progettisti che ritenevo non fosse un progetto furbo, perché gran parte di questi soldi, abbiamo già detto tante volte quanti sono e sono veramente tanti, sarebbero serviti per fare appunto questo sistema, per evitare che sul lungomare si formassero quelle voragini di piccola dimensione che ogni anno siamo lì a constatare. Ogni anno, qualche anno è successo che ci fossero queste voragini. Dunque dissi che non era un progetto furbo perché quasi tutto il finanziamento avrebbe interessato la passeggiata e sarebbe andata a interessare una parte di cui il cittadino non avrebbe mai usufruito, cioè il sottosuolo, che vedete lì c'è uno scavo di 4 metri, dovrà scendere ancora di 2 metri secondo il progetto, verrà posizionato questo famoso telo in TNT, non si capisce perché si chiama osmotico, ma per me non è osmotico, è semplicemente un telo in TNT, verranno riposizionati i massi e poi verrà fatto un massetto e la pavimentazione. Tutto questo all'epoca per me era poco furbo, oggi per me è inutile, assolutamente inutile. Sono soldi pubblici di cui noi in primis siamo responsabili, che vengono letteralmente gettati sottoterra. Non lo sappiamo se funziona e nessuno ce lo sta dicendo se funziona o no. Quindi non è detto che una volta posizionato questo telo e fatto il lavoro, l'anno prossimo non ci ritroviamo di nuovo gli stessi buchi. Perché in realtà il progetto precedente, quello del muro, non aveva in previsione anche un pacchetto di pavimentazione con un vespaio, una soletta armata, forse entro troppo nel tecnico, ma questa è la sostanza. Cioè non era fatto per, cioè non prevedeva il completamento della passeggiata, ma semplicemente la protezione delle infrastrutture. Quindi, siccome non era previsto, lì il comune ha fatto un intervento provvisorio, temporaneo, con un po' di sabbia e un po' di cemento. Può crollare una situazione del genere o deve per forza reggere? Oppure deve essere per forza questo sifonamento che causa questi buchi? Ma lo vogliamo provare in qualche modo? Vogliamo
prima fare almeno un'indagine, dico almeno visiva, perché è evidente che chi ha scelto di fare quest'opera non si è nemmeno preoccupato di andare a fare un'indagine visiva. E non sto parlando dei progettisti, perché i progettisti sono bravi professionisti, hanno fatto il porta a Roccella e sono persone competenti e brave. Le scelte non sono tecniche, sono politiche in questo caso, e mi dispiace dirlo, perché il politico deve badare al bene del paese, deve spenderli i soldi per il bene del paese e deve semplicemente pensare: se questi soldi li avessi messi io di tasca mia, li avrei spesi in questo modo o avrei fatto altro? Questa domanda ce la poniamo ogni tanto. Se i soldi del lungomare li prendevano dal mio conto, io li avrei investiti in questo modo o avrei scelto di fare qualcos'altro? Sono interventi che nel migliore dei casi vanno a peggiorare la situazione, come ad esempio nel caso della piazza lì dei Bronzi. La piazza viene divisa in due da una rampa, si vede poi lì dal progetto, da una rampa, quindi gran parte della piazza verrà persa. Dietro questa rampa, questo belvedere che coprirà ulteriormente la visuale verso il mare, viene posta una massicciata. Tutto questo è stato messo all'attenzione mesi fa. È stato garantito che si sarebbe tenuto conto di queste osservazioni, perché non erano osservazioni di stile, di progetto, di gusti, erano osservazioni funzionali. Una volta che tu fai un riempimento in quella piazza, l'acqua che arriva dal ponte dove va a finire? Me lo dite? Che cosa succede sul lungomare? Dov'è il deflusso delle acque? Chi vuole scendere al mare dalla parte centrale della passeggiata, da dove passa? Scavalca i massi? Si lancia? Si tuffa? Che fa? È tutto chiuso, sarà tutto chiuso. Dovete immaginare quello spazio lì completamente chiuso, con una barriera davanti, che non tiene conto della vista, che non tiene conto dell'acqua che deve scendere a mare e che non tiene conto delle persone che devono andare in spiaggia. Tutto questo è stato fatto in un progetto che è stato voluto esclusivamente dalla parte politica, perché i progettisti si confrontano con i politici e seguono le indicazioni dei politici. Tutta la parte di lungomare a nord rimane esattamente così com'è. Qui dove passeggiamo, i parcheggi, gli accessi a mare, niente di tutto questo è previsto. È previsto semplicemente uno scavo dove verrà messo un telo e verrà pavimentato. Questo è il progetto del lungomare. Se ci sono domande, se ci sono interventi, se qualcuno vuole dei chiarimenti su cosa succederà sul lungomare di Caologno, io non voglio entrare nel dettaglio delle varianti, degli scontri che ci sono stati con il responsabile del procedimento, che sostiene delle cose che io sinceramente su queste tavole non ho mai riscontrato. Quindi questo era insomma il discorso sullo scollamento che mi chiedeva Marco prima, perché c'è una difformità tra quello che si dice e quello che si legge. Se tu mi presenti un progetto che dice delle cose, io faccio fede a quel progetto, non posso non obiettare. Il punto qual è? Il punto è che le osservazioni vengono viste come lesive, non come costruttive. Noi non vogliamo il male del lungomare di Caologno, vogliamo semplicemente essere informati in modo chiaro, che le cose vengano dette così per come sono, belle o brutte. Però non veniteci a prendere in giro, perché venire lì agli incontri, ai tavoli tecnici e alle riunioni e a questo, a quell'altro, per poi fare sempre, solo ed esclusivamente quello che volete, è veramente una mancanza di rispetto, non per me, Barbara Gini, ma per la gente di Caologno. Non va bene, dovete dirci le cose chiaramente come stanno. C'è una variante, ci dovete dire cosa prevede questa variante. E quando promettete che
che le economie verranno utilizzate per sistemare i parcheggi e quant'altro. Questa cosa ce l'avete garantita e così non sarà, perché il 19% della variante andrà a coprire delle economie del ribasso, andrà a coprire la variante che ancora non si sa cosa prevede. Io dopo tanti incontri, diciamo, più ristretti, stasera non ero sicura di voler parlare, perché veramente sono rimasta un po' delusa da queste promesse poi mancate. Però è giusto che la gente sappia, ed è giusto che la gente voglia sapere. Quindi vi prego e ve lo chiedo veramente con tutto il cuore, se avete delle osservazioni, delle domande, fatele e cerchiamo di partecipare più possibile alla vita del nostro paese. Buonasera.